Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vediamo se riusciremo a riesumare questa vecchia Tosa Erba Brighe Straton, molto vecchia ragazzi, penso che abbia almeno un 30 anni. E ho già smontato il carburatore perché praticamente all'interno ha un sistema di un starter automatico con membrana. E visto che è ferma da più di 10 anni, sicuramente le membrane sono da cambiare, quindi adesso ho ordinato i pezzi, mi sono arrivati e adesso vedremo insieme come revisionare il carburatore sperando che risolva il problema. Ho provato il motore, funziona mettendo della miscela all'interno del collettore direttamente, pochissima, e il motore è partito, quindi il motore funziona. Anche l'olio, perché ho visto che è nerissimo il suo interno, gli daremo una bella pulita e adesso rimontiamo il carburatore. Questo è il carburatore, abbastanza malandato come vedete, adesso lo smonteremo tutto, lo puliremo. È un carburatore che praticamente è annesso direttamente al serbatoio, anche questo sarà da pulire in ogni sua parte. Altri componenti che ovviamente prima di smontarlo ho fatto delle foto, perché altrimenti a rimontarlo non so se sarei riuscito. Intanto stiamo svuotando l'olio, guardate che olio nero ragazzi, fatelo gocciolare il più possibile. Questo è lo stato in cui si trova il carter sotto, il convogliatore dell'erba dove c'è la lama. Adesso smontiamo la lama, che gli daremo anche una sistemata, una filatina, perché è in uno stato pietoso. Ripulito il tutto, rimontiamo la lama, anche la lama gli abbiamo dato una sistemata. E adesso proseguiamo con il carburatore. Bene, allora, con il carburatore vorrei smontare anche le due farfalle, quindi cominciamo dalla prima, dove è collegato lo starter automatico. Facciamo una lieve pressione per sganciare questa linguetta in modo che esce fuori la farfalla. Eccola qui, così possiamo pulire anche al suo interno. La farfalla invece, l'acceleratore ha una vite. Cercate di non rovinare la testa della vite, altrimenti non riuscite più a smontarla. Eccola qua. Lo spillo, eccolo anche lui. Così possiamo pulire interamente il carburatore. Adesso smontiamo anche la vite del minimo. All'interno c'è il getto del minimo, puliamo tutto. Smontiamo anche il getto. E adesso andiamo a bagnarlo con la benzina e a soffiarlo col compressore. Attenzione a questi filtrini a non perderli. L'abbiamo pulito tutto, soffiati tutti i pezzi, puliti con la benzina, riposizioniamo la farfalla al suo interno, prendiamo
il suo fermo. Ok, con una semplice pressione fa lo scatto. Eccola qui. Mettiamo il suo oggetto. È stato soffiato anche lui. Dell'acceleratore, riposizioniamo la sua farfalla al suo interno, la farfalla all'interno c'è un segno che indica la battuta, non potete sbagliare. Serrate la sua vite, ok. Rimettiamo su la vite del minimo. Al cambio della membrana, questa qui è quella vecchia, come potete vedere molto secca, molto usurata, e questa qui è la molla con lo starter automatico che era rotta, ed ecco qui quella nuova. Ci sono anche le istruzioni, guardate che bello. Adesso vediamo come sistemare il tutto. Ragazzi, adesso arrivo al bello. Praticamente nella vaschetta la vaschetta del carburatore è nel serbatoio, quindi prima operazione è appoggiare questa molletta. Seconda cosa, bisogna prendere la nuova membrana. La sua base, c'è una graffetta, questa deve lavorare all'interno della molla. Seconda cosa, abbiamo un'altra molla con una sua base che va messa dove c'è questa cavità. Prendiamo il carburatore, infiliamo al suo interno e contemporaneamente facciamo passare la stina di rame all'interno di questo buco. Dove deve passare la stina è questo, dovete infilarlo all'interno del meccanismo che fa lavorare la farfalla. Dopodiché ritorniamo sulla molla. Una volta posizionate all'interno le sue molle, questa e quest'altra, andiamo ad inserire il carburatore. Una volta posizionato il carburatore, dobbiamo centrare la membrana con i buchi. Con un piccolo cacciavite, senza tenendo ferma la membrana, spostando il carburatore, vedete che piano piano, con pazienza, ce la facciamo. Aiutatevi anche con le viti. Mano a mano che trovate la posizione della membrana, inserite le sue viti senza bloccarle. Dopo aver montato la stina sulla farfalla, vedete che lavora, mettiamo sul suo coperchietto con la guarnizione e la sua vite.
mettiamo l'olio, allora all'interno c'è l'andata e il ritorno è quel forellino che vedete in alto all'interno qui. L'olio deve arrivare fino a quel livello lì, ecco fatto, vedete l'olio a livello, rimontiamo il suo carburatore, non potete sbagliare perché ha due bulloni ed è obbligato il suo ingresso, uno è questo e quell'altro è laterale. Bulloni, ricollegate la pipetta per la compressione per tirare la benzina, ecco fatto. Ultimo passaggio, infiliamo la stina con la molla all'interno della farfalla dell'acceleratore, agganciamo quest'altro gancetto dentro la regolazione e agganciamo la molla a questa levetta di ferro che sarebbe l'acceleratore manuale. Ribloccate la guaina sul suo fermo, che è questo, serrate il tutto e provate a motore spento a vedere se scorre bene minimo massimo l'acceleratore. Precisazione ragazzi, la vite del minimo è questa qui, non so se riuscite a vederla, questa qui che regola fine corsa dello spillo. Quella che ho indicato in precedenza col minimo, che adesso si trova qui dentro, non so se riuscite a vederla, quella lì è la vite della carburazione, del regime massimo e anche del minimo, va regolata insomma un po' d'orecchio. Ecco voi ragazzi, dopo più di 10 anni che era ferma siamo riusciti a riesumarla, adesso la ritaglio una pulita e la proveremo. Alla prossima, ciao a tutti.